Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, so che c'è tanta luce, purtroppo solitamente non ne ho così tanta. Allora, volevo fare questo video, di vero volevo farlo già ieri, però era tardi e non volevo sembrare che fosse un video ASMR. Allora, volevo fare questo video perché secondo me è importante, perché allora, tutti noi cerchiamo di tirare fuori il meglio di noi nei video. Cercare di essere sempre sorridenti, sempre allegri, infatti io tant'è che adesso uso spesso i fiorellini, infatti questo video non ce li ho apposta. Uso i fiori, faccio video molto allegri, però ci devo fare questo video per aprirmi con voi, nel senso di farvi capire che comunque se a volte abbiamo dei momenti di sconforto, soprattutto in questo periodo, ma penso nella vita in generale è normale. In alcuni giorni mi capita, soprattutto di sera, di avere dei pensieri un po' malinconici, mettiamola così, per non farla drastica. Perché comunque adesso io nel mio video, se riuscirò a mettere anche il giorno, ad esempio oggi è il 24. Allora, ci sono momenti in cui veramente sono malinconica, se sentite dei rumori sono i miei che cucinano all'infinito, che vogliono farmi morire, secondo me, di obesità. Ci sono momenti veramente che a volte anche io sono molto triste, nel senso perché comunque ad oggi è più di un mese e mezzo che non vedo il mio ragazzo. Io ho già vissuto un rapporto a distanza tempo fa con il mio ex ed è dura. Perché io il mio ragazzo attuale lo vedevo tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Avevamo solo la domenica di riposo, che era la nostra domenica per fare video su YouTube alla fine. Salvo magari qualche giorno in settimana in cui magari, non so, io andavo all'università o magari avevamo altri impegni. Però alla fine dei conti ci vedevamo sempre, tantissimo, tantissime volte. Cioè eravamo sempre insieme, quindi per noi è stato veramente difficile. Ci siamo adeguati, come anche il fatto che adesso ho notato che mi mancano tantissimo anche le mie amiche, ma anche il solo fatto di, anche se a volte prima non le, qualche cosa di loro magari mi urtavo, non le sopportavo. Scusatemi se faccio questo video. Veramente ultimamente ho imparato veramente ad apprezzare qualsiasi cosa. E ci sono dei momenti in cui veramente, più o meno alla sera mi vengono queste cose, anche se comunque appunto, ripeto, con il mio ragazzo cerchiamo di sentirci sempre, cerchiamo di fare, abbiamo fatto anche un piano per vederci i film insieme e tutto il resto. Non so quando uscirà questo video, cercherò di farlo uscire prima perché se poi sperando che il quadro ci faccia uscire non avrebbe senso postarlo dopo, però se uscisse dopo comunque ugualmente il messaggio è lo stesso che vi voglio mandare, nel senso che appunto ho capito tante cose, ho riflettuto su me stessa e volevo farvi capire che noi youtuber non siamo sempre allegri o indistruttibili, che comunque vogliamo darvi il meglio di noi, ovvio, ma secondo me non è giusto sempre, perché io ho anche dei video dove non sono sempre allegra. Ultimamente cerco di essere perché comunque già è un momento difficile vedere una persona che non sta tanto bene, non è proprio il massimo, però è per farvi capire che comunque non siete soli, se vi sentite a volte depressi, se vi sentite a volte tristi, non siete soli, tutti noi che facciamo video su YouTube, tutti noi personaggi, tra virgolette, pubblici, cerchiamo ovviamente di darvi il nostro meglio, però ovviamente anche noi all'interno soffriamo perché comunque vorremmo magari vedere gli amici, vorremmo comunque uscire. Vorremmo fare determinate cose. Io, ad esempio, mi manca veramente tanto, tanto uscire, cosa che prima facevo quasi sempre. Sono una persona che uscivo abbastanza, a parte quando stavo male, ovviamente. Mi manca il fatto di prendere solo il treno, uscire, viaggiare. Mi sento a volte veramente sconforto dal fatto che comunque non faccio nulla. Mi sembra di non fare veramente nulla. Mi sembra di essere bloccata, di non essere costruttiva, anche se comunque cerco di fare video, cerco di migliorare il mio canale, sto cercando di inventarmele tutte. Ho anche la patente bloccata, volevo prendere tanto tempo, peccato che ce l'ho bloccata, non so come fare, perché anche volendo, anche se riuscissi a fare l'esame di teoria, l'esame di pratica sarebbe improponibile, come faccio? Non posso stare un metro dal mio istruttore, che mi deve anche se io comunque so già più o meno guidare, perché anni fa ho già provato a prendere la patente. Io volevo solo dirvi che a volte mi capita anche su Instagram che vedete delle storie dove comunque vi spiego che alcune amicizie, diciamo, le ho un po' accantonate, altre le ho riscoperte. Tipo io ho un'amica che per me è molto cara, anche se comunque non l'ho mai vista in vita mia, perché purtroppo per colpa di questo periodo io non l'ho mai vista. Non sono mai riuscita a vederla perché purtroppo
È arrivata la quarantena, non ci siamo mai viste, eppure io con lei ho un legame, cioè comunque ci parlo e tutto, come adesso ci sarà poi il compleanno anche di una mia amica, purtroppo mi spiace non vederla, farò di tutto, magari la gente mi prenderà per pazza che spendo soldi per inviargli biglietti o magari per fargli delle sorprese, però ci tengo perché comunque io faccio ciò che vorrei che fosse fatto a me, nel senso che cioè, non nel senso che mi aspetto qualcosa in cambio, ma nel senso che io faccio una cosa che penso renderebbe felice a me. Quindi, tipo, come mio ragazzo gli ho offerto la cena una volta, per il nostro anniversario ci siamo offerti la cena a vicenda. Come magari ho mandato un pacco a Pasqua a delle mie amiche, come magari a volte cerco di mandare quello che posso. Purtroppo alcune mie amiche abitano fuori provincia, quindi è un po' più complicato, però cerco comunque. So che uno dice: ma sei scemo, spendi tanti soldi, non me ne frega un cazzo. Sinceramente, penso che dopo tutto ciò, ogni tanto ricomincia a piovere da me e guardo la finestra quando se ne entra l'acqua. Sembra che ci sia il sole, ma piove fuori. Piove col sole, è la mia vita. Niente, a volte anche io sono sconfortata perché mi manca veramente tanto mio ragazzo, ma sto cercando di tirare fuori una parte di me che prima non avevo e di cercare di essere, non dico ottimista, ma di essere paziente. Io non sono una persona per niente paziente, però cerco di pazientare perché spero veramente che questa cosa si risolva. E se avete dei momenti in cui vi viene da piangere, da urlare, fatelo, sfogatevi, spaccate un piatto, ovviamente magari un piatto brutto, già rotto, un piatto brutto, non so, cercate un modo di sfogarvi. Io lo faccio facendo video, faccio facendo le live, sfogandomi magari col mio ragazzo, parlando, chiacchierando con le mie amiche, faccio magari facendo i post su Instagram, le mie frasi filosofiche, facendo la persona logorroica, a volte cucino, a volte pulisco, le invento tutte. Adesso ultimamente non ho fatto più palestra perché ho avuto un ciclo che mi è durato un'eternità. Cerco in qualsiasi modo di distrarmi da quello che comunque non posso fare facendo altro. Però sappiate che comunque, anche se ci vedete sempre gioiose, allegre, spensierate, molte di noi comunque, come anche voi, portiamo dentro tanto, tanta, 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 a volte tristezza e malinconia, ma comunque io vi dico come riesco io, come riusciamo in tante persone. Magari c'è gente che sta ancora peggio di noi. Cercate di tirarvi su, cercate di pensare magari alle cose positive. È tutto. Io penso che in un canale sia importante far vedere le persone per quello che sono realmente. Io quando, ad esempio, è mancato il mio cane, che tutti mi hanno detto: sono un cane. Io ho fatto un video piangendo perché per me era la cosa più importante del mondo in quel momento. E secondo me, aprirsi, dimostrare che comunque sia umani, perché noi siamo umani, oltre che fare video dove dici: ciao, eccomi, questo mi hanno regalato questo e quest'altro, sono sempre felice. Per carità. Io sono felice delle cose che mi accadono, sono felice per altre, ovviamente dentro di me porto comunque sempre una malinconia che comunque c'è. Ovviamente non la dimostro nei video perché cerco di portare, ripeto, la parte migliore di me. Però ovviamente esistono tante parti di me, sono lunatica, a volte sono triste, a volte sono malinconica, a volte sono gioiosa, iperattiva, ho tante sfaccettature del mio carattere. A volte mi capita appunto di essere anche triste, anche malinconica, soprattutto perché appunto, ripeto, ho avuto un rapporto a distanza, per me è difficile, è come se fossi tornata indietro. E essendo abituata a uscire molto spesso, per me stare in casa è difficile. Però le circostanze lo richiedono e cerco di fare uno sforzo. Volevo appunto farvi questo video, nella speranza che voi lo guardiate, per comunque darvi un messaggio che comunque. Cercate un hobby, cercate qualcosa, se siete poi tristi o comunque a volte malinconiche, ci sta, siamo un essere umani e ci sta. Io non vi dico la solita frase uniti ma distanti, hashtag restiamo a casa, andrà tutto bene, perché secondo me sono solo dei cliché. Secondo me resistiamo ancora un pochettino, si spera. Cerchiamo di essere forti, di essere uniti ma distanti, ci può ancora stare, ma secondo me saremo più uniti che mai dopo quando ci rivedremo. Perché da questo sono sicura che tutti noi impareremo qualcosa, ne usciremo con qualcosa che abbiamo imparato, che sia a livello mentale, fisico, psicologico, qualsiasi cosa. Penso che questa cosa ci cambierà tutti. E
niente, quindi se avete dei problemi o qualsiasi cosa, sappiate che non siete soli, ma altre 500.000 persone sono come voi. Anche noi che cerchiamo appunto, ripeto, di portarvi il meglio, anche noi siamo così. Quindi, se avete una persona lontana, che non la vedete tutto, abbiate pazienza perché la persona comunque vi ama nonostante siate lontani, cercate piuttosto di sentirvi spesso se potete, di farvi organizzarvi qualcosa insieme, tipo io e il mio ragazzo ci guardiamo i film, con le amiche di sentirvi, chiamarvi, fare videochiamate, ormai siamo in un mondo dei social che so che è un po' rincoglionito perché siamo tutti lì, però presto torneremo a essere normali, spero, mi auguro, il più presto possibile. Cerchiamo di rispettare le regole, così riusciremo a farlo il prima possibile. E niente, restiamo comunque. Io sono sempre dell'idea di rimanere pazienti e forti interiormente ed esteriormente, si spera. Perché comunque questa cosa migliorerà. Era solo un mio piccolo, diciamo, semisfogo che volevo farlo da un paio di giorni. Perché pensavo, lo faccio, non lo faccio, faccio, non lo faccio. Perché io comunque per voi voglio sempre essere allegra, voglio sempre essere, cioè, al meglio, ovviamente, questa cosa. Voglio dimostrarvi che sono umana, ci sono gli uccellini. Diciamo che sono umana, sono un essere umano, quindi anch'io soffro, anch'io provo dei sentimenti, anch'io sento la mancanza e la nostalgia. Quindi volevo dimostrarvi che comunque noi siamo come voi. Quindi, se anche voi siete tristi, scrivetemi pure nei commenti perché siete tristi, condividiamo tutto. Le gioie e i dolori si condividono sul web, secondo me, non solo le cose belle, ma anche le cose piacevoli, perché sennò sarebbe una finzione, secondo me. Io non sono una persona assolutamente finta né costruita, e quindi per me questa cosa vale tanto. E niente, io vi auguro una buona quarantena, altro non posso dirvi. Niente, resistiamo, che secondo me tutto andrà meglio poi, veramente. E niente, se vedo qualcuno di lontano, non vi preoccupate che comunque dopo sarà sempre lì e potete rivederle queste persone. Per le persone che purtroppo non ci sono più, purtroppo io posso dirvi che comunque io sono sempre dell'idea che sono con noi, sono sempre accanto a noi e vi vedranno sempre. Nel bene o nel male, saranno sempre accanto a voi, vi sosterranno, vedranno con voi le persone che diventerete e saranno fieri di voi in qualsiasi cosa voi scegliete di fare della vostra vita. Ora, prima che mi metto a piangere, concludo il video. E niente, comunque sappiate che dietro ogni sorriso a volte c'è comunque in persone magari tanto dolore, tanta nostalgia, però noi cerchiamo sempre di essere migliori per voi. Non perché vogliamo essere finti o costruiti, ma perché cerchiamo di darvi un sostegno positivo. Ovvio che se vedete sempre uno youtuber che piange, si lamenta, eccetera, non ha senso. Questo video serve comunque per farvi capire perché a volte siamo così, perché a volte cerchiamo di dare il meglio di noi, però ribadisco, siamo comunque esseri umani come voi. Quindi potete vederlo anche da Instagram, io a volte mi sfogo anche con i miei poemi cavallereschi sulla vita. Ovvio che non è che postiamo foto dove piangiamo, perché non penso che serva a nessuno, però può capitare che nella vita ci siano momenti difficili come appunto questo, che non penso sia semplice per nessuno. Magari qualcuno è anche tranquillo, anche felice, se stanno a casa a fare niente, però altre persone magari ci soffrono. Quindi niente. Ci vediamo poi in un prossimo video. Cercate di essere creativi, inventatevi qualcosa, quello che volete. Degli hobby, ho anche fatto anche un video che lo trovate nei miei video, appunto, nella mia serie di video. È cosa fare quando si è in quarantena. Come colorate, disegnate, se avete voglia urlate, io voglio comprarmi un Punchball, quello del voglio prendermi un sacco da box per sfogarmi. Potrebbe essere un'idea. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata per quello che comunque si può passare bene. A me passano sempre le ambulanze nella mia zona, non è di molto incoraggiamento, però va bene lo stesso. E ve lo dice una persona che gli ha quasi preso fuoco a casa. Aperto di qualsiasi cosa che avete in questo momento. Penso che sia un momento per riflettere su cosa veramente vi rende felice nella vita e le persone che veramente vi vogliono bene. Da questo periodo veramente si può capire molto. Quindi apprezzatelo, anche se è un momento difficile, apprezzatelo perché avrà, secondo me, un riscontro positivo per il futuro. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video.